Radioattività con Diego Fusaro. Lampi del pensiero quotidiano. Cari amici di Radio Radio, un caro saluto da Diego Fusaro. Voglio spendere ancora due parole sulla triste vicenda del bendaggio del delinquente americano da parte dei carabinieri, perché questo bendaggio costerà, a mio giudizio, l'estradizione del delinquente, che verrà trasferito negli Stati Uniti d'America e lì potrà farla franca. Del resto, ha affermato in un'intervista Alan Dershowitz, l'avvocato penalista più famoso degli Stati Uniti, che la foto dell'americano bendato, cito, prova senza ombra di dubbio che il ragazzo arrestato ha subito un trattamento illegale. Se io fossi l'avvocato dei due ragazzi arrestati a Roma, userei subito quella foto per invalidare l'intero procedimento legale. Ebbene, era proprio quel che dicevamo ieri, ossia il fatto che si farà di tutto per evitare il processo in Italia. Anche il rotocalco turbo mondialista La Repubblica precisa in un titolo, cito, carabiniere ucciso, la benda e lo scatto, l'autogol che può valere l'estradizione per i due accusati, fine citazione. Come voleva si dimostrare. Non è tuttavia un autogol, contrariamente a quel che ha asserito il rotocalco turbo mondialista. Si tratta invece di un ordine che arriva dall'alto. Era stato già deciso tutto per evitare il processo in Italia. A differenza di Pasolini, io non so i nomi. So però quali sono le logiche del potere e dei rapporti di forza asimmetrici che legano l'Italia agli Stati Uniti d'America. L'Italia è una colonia, gli Stati Uniti d'America sono il padrone e noi dobbiamo obbedire al padrone e stare sempre a testa bassa. Ecco perché sta avvenendo questo. Gli Stati Uniti non possono accettare che un loro cittadino venga giudicato in Italia e quindi si è orchestrato di comune accordo questa messa in scena per garantire la fuga del delinquente americano che non verrà in alcun modo giudicato in Italia. La cosa più scandalosa, al di là di tutto e di questo dibattito surreale fra quelli che condannano i carabinieri per il bendaggio e quelli che invece li assolvono, la cosa vergognosa è che nessuno abbia il coraggio di mettere in luce la realtà di quanto sta avvenendo, ossia di una ennesima violenza che subiamo da parte degli Stati Uniti d'America, che si mobilitano tramite la connivenza dei nostri politici al servizio della potenza di Washington per imporre la loro voluntas, il grado massimo della subalternità e della mancanza di dignità. Radioattività con Diego Fusaro.